Stato e Chiesa, due soggetti fondatori dell'Italia. Senatore Acquaviva, oggi che significato ha questa frase? È che devono aiutarsi l'un l'altro per andare meglio delle cose. Non è solo un fatto religioso, sono i due elementi fondativi della nazione in quanto tale. Questa è la realtà del nostro paese. C'è bisogno di una collaborazione, di una confluenza di obiettivi, anche sulla politica, anche sulla formazione della classe dirigente per la politica. Grazie. Lei, un'ultima domanda. Lei ha parlato della necessità di avere una classe dirigente che oggi non c'è, ma qui come operare? Beh, secondo il mio tempo, io sono un uomo all'antica, si faceva con i partiti. I partiti con tutti i loro difetti nella Prima Repubblica erano delle famiglie, della gente che stava insieme per affetto, per competenza, per conclusione, non erano dei soggetti individualisti che pensavano ai loro interessi. Bisogna tornare a quello. Il ruolo della Chiesa quale può essere? Che è l'unica rete, come lei dice, esistente in Italia, la Conferenza Episcopale Italiani, i vari vescovi sul territorio, i preti, che contributo possono dare dal suo punto di vista, che è un cattolico, come dire, praticante, ma con un impegno anche socialista? Possono fare formazione, hanno una rete, hanno forse anche dei mezzi, oltre che un'intelligenza e un programma solidaristico, quindi possono creare le condizioni per formare centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che possono poi impegnarsi in politica.